probabilmente vorrebbe stare in vacanza anche l'onorevole generale Roberto Vannacci, ma viene tirato in ballo in ogni momento. Grazie di essere con noi, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, buongiorno. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori che in pieno agosto trovano il tempo anche di stare a sentire tutto ciò che gira intorno al mio nome. Ma è incredibile. Allora, attenzione, perché lei durante le Olimpiadi non mi pare che abbia fatto delle dichiarazioni, ma è stato tirato in ballo in ogni secondo. Cioè, quando, per esempio, possiamo vedere, allora, vittoria della pallavolo, no? Che è una vittoria storica, non succedeva, non mi ricordo quando è stata l'ultima vittoria di una in uno sport di squadra alle Olimpiadi da parte dell'Italia. E le hanno detto di tutto. Puoi mettere quello di Luca Bottura? Ecco, è questo qua, Luca Bottura, un pacato commento tecnico. Si vedono le immagini delle pallavoliste italiane. Vannacci Suca. Cioè... Ma chi è questo Luca Bottura? Perché io non lo conosco. E comunque è anche abbastanza volgare. Molto. Ma peraltro non capisco, no? Perché io ho fatto i complimenti alla nazionale di pallavolo, come la faccio a tutti quegli atleti che gareggiano per l'Italia, che portano avanti il nostro tricolore, che sono un orgoglio per tutti noi. Non mi sono mai espresso in termini diversi, quindi non vedo perché, secondo questo signor Bottura, la cosa mi sarebbe dovuta dispiacere. Anzi, sono stato contentissimo e esultato al momento della vittoria della squadra di pallavolo femminile. Ricordo che a questa vittoria hanno contribuito tutte le giocatrici che fanno parte della squadra, l'allenatore, tutto il gruppo, tutto il team. No, io vengo da una realtà nella quale la squadra premia, bisogna portare tutto, l'unità di intenti, l'unità di sforzi, quindi le conosco bene queste realtà. E non capisco quindi alla fine questa espressione del signor Bottura a che cosa si riferisse. Probabilmente, come al solito, si cerca di strumentalizzare, lo so, si cerca di strumentalizzare sulle mie parole, si cerca di travisarle, di falsificarle, ormai è diventato lo sport nazionale, no? A cui si dedicano in tanti. Probabilmente però gli italiani la capiscono meglio di queste persone, perché proprio come esito di tutte queste polemiche la mia popolarità cresce. Io continuo a essere contattato da tantissime persone. Lei si immagini un po', l'altro ieri ero a Monferrato, no? Un comune vicino a Cagliari, e uscivano dai bar, uscivano dai negozi per venirmi a salutare, per darmi la mano, per dirmi vada avanti, continui a dire le cose banali, che noi tutti siamo d'accordo con lei. E poi mi sono spostato a Selarjus, sempre un comune prospiciente, e ho visto la stessa manifestazione, ovvero tantissime persone andate in un centro commerciale, addirittura i dipendenti del centro commerciale che si sono fermati per venirmi a dare la mano e a continuare a dirmi di continuare su questa strada dove non faccio altro che rappresentare la realtà. Perché vede, quella che viene mistificata da questi signori e da tutti quelli che si accostano all'ideologia woke, a questo pensiero unico, è proprio la realtà. Quella che invece io rappresento con questa cruda espressione dei miei pensieri, che possono anche non piacere, però rappresentano la realtà, e questi gli italiani la capiscono. Oh, tra l'altro, a parte appunto che comunque lei non si era espresso in questa occasione nelle Olimpiadi, durante le Olimpiadi di nuovo, no? Su Egonu e compagne, quindi non è stato, è stato tirato in ballo. Nella maniera più assoluta sono stato tirato in ballo, ma ho confermato quello che avevo scritto nel libro, che è una espressione di una realtà e di una verità talmente sconcertante che non può essere neanche contraddetta. Io ho detto che una persona nera di pelle e dalle origini visivamente e dichiaratamente centroafricana non rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione italiana, che invece ha caratteristiche somatiche diverse. Chissà cosa avrò detto di strano. Questo non toglie nulla ai suoi diritti, alla sua nazionalità, al fatto che sia un atleta piuttosto che un uomo di cultura, piuttosto che un professore. No, si basa solamente su un aspetto estetico, somatico, che esiste perché fa parte della nostra realtà. Ci sono persone che hanno caratteristiche somatiche orientali, cinesi, hanno caratteristiche somatiche sudamericane che sono facilmente riconoscibili, caratteristiche somatiche centrafricane che sono facilmente riconoscibili e che nessuno può negare. Peraltro c'è proprio una scienza che si chiama antropologia che studia anche questo aspetto. Quindi non vedo di che cosa stiamo parlando e quale espressione talmente
sbalorditiva io possa avere proferito. Oh, comunque nella nazionale italiana che ha vinto l'oro alle Olimpiadi c'è anche Ekaterina Antropova, che Ekaterina Antropova, sì, una grandissima atleta russa. Sì, di origini italiane. Russe, figlia, no, figlia i genitori di... sono entrambi russi, per dire. Esatto, figlia di genitori russi, lei se non sbaglio è nata in Islanda, sì, e ha delle caratteristiche somatiche anche lei, che non è che richiamino immediatamente all'italianità, alle caratteristiche degli italiani medi, perché insomma è alta 2,02 metri, è bionda, con gli occhi azzurri, ha una carnagione estremamente chiara, insomma di donne come lei in Italia ce ne saranno pochissime. Quindi lei mette dietro... Antropova alla stessa stregua di ma certo, Egonu, ma certo, e questo non le toglie nulla, io sono fiero, sono orgoglioso di Ekaterina Antropova, così come lo sono della signora Silla, della signora Egonu e di tutte le atlete italiane di origine o meno che hanno militato nella nostra nazionale. La loro origine però non può essere negata, non può essere nascosta, anche perché ritengo, ma ne sono convinto, che loro stesse vadano fiere delle loro origini. Chi è che rinnegherebbe le proprie origini? Penso nessuno. Anche Sara Farr non mi pare che sia molto, molto, diciamo così, tipicamente italiana, no? Perché di origine tedesca, se non è... Sì, è nata in Germania. Sara Luisa Farr, pallavolista italiana, 2001, anche lei, insomma, alta 1,92 m, bionda, eccetera, eccetera. Quindi è multietnica in vario senso, no? Perché quando uno dice multietnica pensa sempre a chi è arrivato dall'Africa, ma ci sono pure quelle che arrivano da altri... che arrivano dalla Russia, dalla Germania, eccetera, eccetera, insomma, no? Certo, 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 ma guardi, io quando ero bambino vivevo a Ravenna, no? Parlo dell'inizio degli anni 70, e Ravenna all'epoca era invasa dai turisti tedeschi del nord Europa, e si riconoscevano per la strada, e non c'era bisogno di essere delle persone che avessero studiato antropologia. I pullman di turisti che arrivavano dalla Germania vedevano scendere persone bionde, dagli occhi azzurri, dalla carnagione chiara, e i ravennati sapevano tutti che queste persone venivano dal nord Europa perché avevano delle caratteristiche somatiche specifiche. Quindi è una cosa talmente banale quella che sto dicendo, il fatto di poter riconoscere una persona dall'aspetto che ha, che individua più o meno un'area geografica dalla quale può provenire, rientra in quello che facciamo tutti i giorni, tutte le volte che ci riferiamo a un gruppo di persone, e che guardi, ho constatato pure ieri ero in spiaggia, no? E ho guardato questa spiaggia gremita di persone, e ho visto che erano tutti più o meno delle stesse caratteristiche somatiche, erano tutti bianchi caucasici, e quello era uno spaccato della società italiana. E non toglie nulla dal fatto che ci possano essere persone italiane con caratteristiche orientali o persone italiane con caratteristiche somatiche africane, però lo spaccato ad oggi dell'Italia media, della popolazione italiana media, è quella di bianchi caucasici che popolano per la stragrande maggioranza la nostra penisola, e su questo penso che nessuno possa controbattere. Forse è proprio questa impossibilità di argomentare questo dato che gli fa impazzire tutti i miei detrattori, perché parlando proprio di numeri e di dati non possono assolutamente contraddire quello che io invece sto affermando. E invece sì, perché guardi, al 3775-104-500 arriva. Allora, io ho citato appunto, oltre a Egonu e Silla, no? Antropova, la SAR e insomma altra gente, altre atlete che non sono... che non sono provenienti dall'Africa. Eccolo qua, dice Stefano, posso dirti una cosa? Stefano, sono io, e vogliamo dire che abbiamo vinto la medaglia d'oro grazie alle atlete nere. Ecco, c'è questa cosa qua, no? Cioè, per battere il razzismo si fa il razzismo in senso opposto. Ma certo, allora io sono convinto che l'allenatore della nazionale italiana di volley, di pallavolo femminile, anche qua usiamo il termine italiano, pallavolo, abbia scelto le atlete in base alle loro capacità e non in base al colore della loro pelle. Quindi il fatto che abbia un colore della pelle diverso non c'entra assolutamente nulla sulle loro capacità di giocare a pallavolo. Quindi questo signore che scrive queste cose probabilmente non ha mai fatto sport in vita sua, è solamente una questione di capacità, di professionalità, di capacità tecniche nello svolgere uno sport, che fa prepondere un allenatore a scegliere un atleta piuttosto che un'altra, non certo il colore degli occhi, della pelle, dei capelli o l'eventuale somaticità riferita a un'area geografica.
Oh, allora, è stato colpito come lei, è stato colpito anche Bruno Vespa, no, del quale lei comunque è abbastanza amico, no, immagino, no? Sì. Ma io rispetto il direttore Vespa, che mi ha recentemente rispetto, e sono in collegamento anche con il direttore Vespa. Si ricorda che Vespa è stato anche molto critico nei miei confronti, ma questo non toglie nulla al fatto che lo considero uno dei padri del giornalismo televisivo italiano, e è giusto che sia così. Io sono stato anche ospite della sua masseria, mi ha invitato, è stata una serata estremamente bella, piacevole, dove lui ha continuato a esprimere molti pensieri critici in quello che diciamo normalmente esprimo io, e ne ha tutte le ragioni, anzi, meno male che c'è gente che critica argomentando le mie tesi, perché come dico sempre, la critica è il concime del progresso, e quindi stimo lui, è innegabile che sia uno dei padri del giornalismo italiano, e peraltro anche ho saputo che anche lui è stato pesantemente attaccato. Ecco, infatti volevo arrivare a questo, allora vediamo un attimo il tweet, si chiamano ancora così, io, almeno li chiamo io, di Bruno Vespa: straordinaria la nazionale pallavolista femminile, complimenti a Paola Enogu. Aveva sbagliato, vabbè, qua è stato attaccato anche sul fatto che avesse scritto male il cognome, ma poi si è corretto. E Miriam Silla: brave nere italiane, esempio di integrazione vincente. E sotto gli hanno mandato una marea di insulti, di cose, sono italiane, eccetera, eccetera, e lui ha dovuto specificare: sì, sono italiane, ma purtroppo esiste il razzismo in Italia, e quindi essere italiane e nere è un problema. Cioè, ha dovuto specificare, ecco, so benissimo che Paola Egono e Miriam Silla sono nati in Italia, ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto si immagini. Le due campionesse ci sono riuscite benissimo. Insomma, è stato aggredito dagli haters su X per aver scritto addirittura aveva scritto che aveva un gradimento per Egonu e Silla. Insomma, veramente. Ma guardi, anche questa io lo reputo un'assurdità, no? Lei pensi che negli Stati Uniti le persone nere si definiscono orgogliosamente afroamericani? Sì. Lo diceva lo stesso, sì, Obama. E per loro è un orgoglio, giustamente, perché ne va a sottolineare le origini. Certo. Esatto, African Americans. Oggi dire, per esempio, afroitaliano potrebbe essere presa come un linguaggio da tribunale. Quindi lei pensi un po' qual è la prospettiva diversa e artatamente costruita su queste espressioni, quando invece una persona che ha origini africane dovrebbe essere assolutamente orgogliosa di queste origini e anche di ciò che esse rappresentano. Quindi io ritengo che siano strumentalizzazioni, ma ripeto, sempre di queste persone che cercano di far prevalere l'ideologia sulla realtà. La realtà c'è, esiste, e non possiamo negarla, non possiamo falsificarla. La realtà non può offendere nessuno. Il fatto che esistano delle persone che abbiano un colore della pelle diversa e delle caratteristiche somatiche diverse fa parte del mondo reale, del mondo che esiste nella realtà, e non possiamo nasconderlo, né ci possiamo impedire di metterlo in evidenza, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Che facciamo? Lo vediamo, però dice no, non possiamo esprimerci al riguardo perché è politicamente scorretto. Ma chi se ne frega del politicamente scorretto? Ed è forse questo che agli italiani piace di quello che io vado dicendo, cioè il fatto che rappresento la realtà così come esiste. E in tante sfaccettature, no? Non solamente, perché molto spesso cercano di ridurmi a un fenomeno da baraccone che parla solamente dell'omosessualità o del colore della pelle degli altri, ma io ne ho dette tante di realtà che traspaiono guardando dati e che la gente non vuole accettare. Ho detto che non dobbiamo salvare il pianeta, perché il pianeta si salva da solo, perché 3,5 miliardi di anni fa era una palla di fuoco e fra 1 miliardo di anni diventerà quello che diventerà. Ho detto che non dobbiamo salvare l'umanità, perché l'umanità non è mai stata meglio su questo pianeta. Siamo 8 miliardi di persone che vivono il doppio di quanto non vivessero nel 1800, quindi stiamo andando alla grande. L'umanità, e stiamo uscendo dalla povertà, l'umanità è sempre meno povera, non abbiamo bisogno di salvarla. Ho detto che, per esempio, tassare i ricchi non ha mai dato un grande risultato. Se la ricorda la norma, anche i ricchi piangono, no? Che poi, guarda caso, non avendo prodotto plusvalenze nelle casse dell'erario, è stata tolta proprio da un governo di sinistra, perché questa norma, quella di tassare chi aveva gli yacht, gli aerei privati, le macchine di lusso, non ha portato un sovraggettito nelle casse dello Stato, si è dimostrata una norma controproducente. E quindi ho detto tante cose che sono suffragate in termini reali da numeri, dati e statistica, solo che vanno contro quello che normalmente si crede essere il politicamente corretto. Se vuole gliene cito degli altri di cose. Un'altra cosa che a me colpisce è il fatto che questo politicamente corretto
vada addirittura a modificare il significato delle parole, no? E le faccio proprio l'esempio definito in questi giorni, molto usato in questi giorni, il termine razzismo. Allora, quando io dico che una persona è nera, mi danno per razzista. Quando invece ciò non ha nulla di razzismo, perché il razzismo è quella ideologia che crede nella superiorità di una etnia rispetto a un'altra. Allora, dire che una persona è nera non vuol dire che è superiore o inferiore, ma è semplicemente una constatazione dei suoi pigmenti epiteliali, che non c'entra nulla con la superiorità o inferiorità di una persona. E quindi queste persone cercano di modificare la semantica delle parole, il significato stesso delle parole, per impedirne il loro uso. E questa è una cosa terribile. Guardi, pensi anche solo alla parola omofobia. Allora, praticamente si usa questa parola ogni qualvolta una persona esprime delle perplessità o delle antipatie o comunque dei ragionamenti critici sull'omosessualità o sulla sua ostentazione. Beh, guardi, la fobia proprio è una condizione che rientra tra i disturbi d'ansia ed è classificata come una malattia mentale. Quindi, in pratica, a chiunque si esprima criticamente nei confronti dell'ostentazione dell'omosessualità, gli si dà del malato mentale, in maniera impropria, perché il termine omofobo vuol dire proprio questo. Invece loro si cercano di modificarne il significato, intendendo che chiunque si esprima in termini critici debba essere per forza omofobo e quindi non debba essere ascoltato, perché rappresenta fondamentalmente una persona che ha uno stato d'ansia, ha una malattia mentale e che deve quindi farsi curare. Pensi un poco a dove siamo arrivati. Oh, infatti arrivano messaggi al 3775104500. Parlate di pelle, abbiate le palle di dichiarare il vostro razzismo, dice Francesco. Io allora parlo per me, io sono sposato con una donna che non è esattamente bianchissima, perché è del Centro America, del Costa Rica, quindi proprio non parlate di me. Ma io immagino che lei è stato coinvolto, spero che non sia classificata questa risposta a questa domanda, è stato coinvolto in operazioni, diciamo così, di combattimento, no? Credo, immagino. Certo, sì. certo. Ma ci ho passato tutta la vita col fucile tra le mani. Ecco, e immagino anche a fianco di soldati americani, no? Statunitensi. No, con soldati americani, ma anche con soldati iracheni. Io ho passato un anno a supportare i soldati iracheni, certo, che hanno una pelle diversa dalla nostra. Esatto. Nonostante siano... Non è che i soldati americani che combattevano con lei guardava che pelle avessero. Nella maniera più assoluta, così come non li guardo nei soldati italiani che possono essere di pelle scura o di pigmenti epiteliali diversi dai miei. Sono cose totalmente ininfluenti su quello che facciamo, però esistono, e quindi perché le dobbiamo ignorarli, no? Quindi non comporta nessuna differenza di comportamento nella maniera più assoluta il fatto che uno sia di una religione diversa dall'altra, il fatto che uno sia di pigmenti epiteliali diversi dall'altro, di una cultura di provenienza diversa dall'altra, di una statura diversa dall'altro. Però sono fattori veri, reali, e quindi rappresentarli non comporta offesa per nessuno, esistono e non comportano diversità di comportamento a seconda dell'attività che viene condotta, certamente. Allora... E questo è il non razzismo, e questo è il vero non razzismo, non è il fatto di omettere di esaltare queste differenze, che sono il motore dell'universo, il razzismo. No, nella maniera più assoluta, è il fatto di riconoscerle, ma non modificare il proprio comportamento e la propria percezione basandosi proprio su queste differenze. Oh, allora, le critiche da parte di chi sta dall'altra parte rispetto a lei, ricordiamo, il generale Vannacci è un europarlamentare eletto nelle liste della Lega, le critiche, dicevo, di chi sta dall'altra parte ci stanno, ma le critiche all'interno della sua maggioranza o della maggioranza alla quale appartiene, come le prende? Ci sono state le parole durissime di Maurizio Gasparri, no? Questo... Ma sì, io intanto penso che l'onorevole Gasparri, insomma, a metà agosto probabilmente avrebbe potuto andare in vacanza e pensare ad altro piuttosto che essere ossessionato da Vannacci. Vedo che invece è assolutamente interessato al sottoscritto, non passa giorno senza che si esprima spesso a sproposito nei miei confronti, peraltro in mia assenza, e questo non è una cosa molto elegante da parte sua, fermo restando che l'eleganza possa caratterizzare l'onorevole Gasparri. Ma tutto sommato non mi fa né caldo né freddo quello che dice l'onorevole Gasparri. Rientra, forse avrà paura, forse è un pochettino intimorito dalla popolarità che io sto suscitando nell'ambito degli italiani, è intimorito da questa onda che si è creata dopo le elezioni europee, che si sta trasformando in uno tsunami, non lo so, forse pensa alle prossime elezioni. Non ne ho idea del perché l'onorevole Gasparri si esprima sempre in questi termini nei miei confronti, ma lo faccia pure,
continua ad accrescere la mia popolarità e quindi non posso che ringraziarlo. Ecco, però il fuoco amico mi insegna da militare, il fuoco amico è una delle cose più pericolose, no? Perché non puoi prevederlo, no? Mentre tu ti aspetti che arrivino colpi, che arrivi, diciamo così, un fuoco da parte degli avversari, da parte dei tuoi alleati, da parte dei tuoi non te l'aspetti, no? Non te l'aspetti però, e ti colpisci. Però guardi, lei ha usato un termine fuoco amico, ma io invece, che sono una persona non convenzionale e ho scelto di essere sempre non convenzionale da quando ho iniziato la mia attività professionale, proprio militando nelle forze speciali che sono non convenzionali per definizione, non lo definisco fuoco amico, lo definisco supporto amico. Lei pensi che ha cominciato proprio il ministro Crosetto a supportarmi da questo punto di vista, perché la mia popolarità è dovuta anche e in particolar modo a tutte le esternazioni fatte da questo ministro, che tutto sommato fa parte di una coalizione che governa insieme. E quindi l'onorevole Gasparri cosa fa? Dà il cambio a un'altra persona che evidentemente ha pensato bene di far crescere la mia popolarità, quindi non mi stupisce. Questa dinamica probabilmente non l'hanno ancora capita, continuano a parlare di me e il mio supporto, la mia popolarità, la condivisione da parte degli italiani continua a crescere. All'onorevole Gasparri. Non c'è paura di un suo partito, che lei possa creare un suo partito all'interno del centrodestra? Ma guardi, anche se così potesse essere, quale motivo dovrebbe esserci, ma io non escludo mai nulla, guardi, io non escludo mai nulla, il mio posto, come ho già detto a Pontida, è nella Lega, io sono un uomo di parola, sono stato eletto all'interno della Lega e continuerò a militare all'interno della Lega, fin tanto che i miei principi, quelli che supporto e sostengo, sono sovrapponibili con quelli della Lega, non c'è dubbio, e non ho motivo di pensare che queste cose debbano cambiare, ma voglio dire, anche ammettendo, ipotizzando, no, per assurdo, sai, ragionamenti per assurdo, che io possa fondare un mio partito, beh, vuol dire che questi signori hanno veramente paura del sottoscritto, perché se insomma si rivolgono al sottoscritto come se fossi il male assoluto, vuol dire che un eventuale partito Vannacci riscuoterebbe grande condivisione e quindi metterebbe in gioco la loro popolarità. E questo è un indicatore molto importante, no? È un indicatore che fa proprio trasparire il fatto che questa mia popolarità stia sempre crescendo, sia in crescita, se va avanti, e quindi fa paura a chi milita dalla nostra stessa parte. Quindi qua non lo esclude, qua c'è una possibilità in futuro. No, aspetti, anche qua interpretiamo bene le mie parole, io ho detto ragionando per assurdo, ho detto che è una cosa che si può, ragionando per assurdo, ecco, il titolo è questo, ragionando per assurdo, la cosa metterebbe paura proprio a questi signori. Non lo so come mai, visto che mi trattano sempre da sgrammaticato, da ignorante, da persona che non conosce, da parvenu della politica, è possibile che un parvenu della politica intanto venda 300, l'unico politico che ha venduto 300.000 copie di un libro, pensi un po', non c'è riuscita neanche il Presidente del Consiglio che con il suo libro Io sono Giorgia non arriva a 200.000, quindi già questo è un indicatore abbastanza significativo. E poi tutti mi definiscono proprio con questi epiteti che dovrebbero sminuirmi e invece poi avrebbero paura di un eventuale partito che io dovessi fondare. Non c'è una contraddizione in termini, secondo lei? Probabilmente sì. Allora, io vorrei chiudere con la sua cultura militare. Come sta giudicando questa imprevista persino dagli Stati Uniti, offensiva, o chiamiamola come le pare, insomma, la chiami lei, dell'Ucraina in territorio russo? Cioè, è una cosa... Ma io la definisco come uno sbaglio tattico-strategico incredibile. Intanto perché queste puntate offensive, questo sarebbe il termine che io assegnerei a questa manovra, è una puntata offensiva, non è un'offensiva né una controffensiva. Loro dicono controllare 28 villaggi in territorio russo e di avere 1000 chilometri quadrati di controllo. A prescindere da quello che dicono, ognuno in questa guerra dice di tutto e il contrario di tutto. Quindi è una cosa, secondo me è uno sbaglio tattico-strategico notevole, intanto perché ha impegnato le forze ucraine in una attività offensiva e quindi ha causato grandissime perdite, no? Tutti sanno, anche chi gioca a risico sa che in attività offensive si perdono più uomini e mezzi che in attività difensive. E poi perché qualsiasi offensiva che non ha la possibilità di essere sostenuta è destinata a fallire. Io questa la paragono
alla puntata offensiva nelle Ardenne, fatte dal Terzo Reich, no, quando ormai era alla fine, per cercare di contrastare l'avanzata degli alleati verso Berlino. Non è servita a nulla, è servita a distruggere le ultime brigate corazzate che avevano, e poi il tutto si è ricondotto a quella che era, diciamo, l'andamento della guerra del 1939. Lei non la vede come un'operazione volta ad avere un ruolo no, diverso? No, non la vedo trattative, no. No. Io non la vedo così, non vedo Zelensky come un novello Scipione l'Africano che ha portato a Zama la guerra e ha fatto rientrare Annibale dalla penisola italica nella maniera più assoluta. Vedo solamente un'azione, se vuole, psicologica, nel senso che in un momento di grave crisi ucraina e di esercito russo che continua a avanzare, che continua a inesorabilmente a guadagnare territorio in Ucraina, a cercare di ridare un'immagine di una Ucraina che invece non si sta rassegnando e cerca quindi di dare una percezione diversa soprattutto ai suoi alleati occidentali, per far capire che, insomma, ancora esiste la volontà di combattere, che non dobbiamo andare a negoziare in questo momento. Questo è quello, è l'unico significato che vorrei, che riesco a dare a questa manovra, che in termini tattici e strategici secondo me è assolutamente sbagliata e non serve assolutamente a nulla, se non a diminuire le capacità militari e difensive dell'Ucraina stessa. Comunque dimostra coraggio da parte dei soldati ucraini, perché... Ma nessuno ha mai messo in dubbio il coraggio dei combattenti. Su questo io non mi sono mai espresso. Onorevole generale Vannacci, grazie, buona giornata. Grazie a lei, grazie di essere grazie stato a lei, voi. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie. Buon agosto e buone buon vacanze. Buon Ferragosto, onorevole. Buone vacanze, arrivederci. A lei.